Allora, intanto vi saluto tutti e vi porto, perché mi ha chiesto di farlo, il presidente della provincia vi porta i saluti. Non è oggi presente il presidente della provincia perché, come voi capite, oggi c'è una questione che è molto gonfiata rispetto all'effettiva valenza, che riguarda, diciamo così, il parere che la regione darà per quanto riguarda la permanenza o meno, e in che misura, delle province abruzzesi. Molto gonfiata perché la decisione non la prende la Regione, la prende il Governo. Di conseguenza è un parere che verrà dato e di questo parere probabilmente il Governo in qualche modo forse ne terrà conto, forse no. Io la ritengo molto, molto, questa questione molto, molto gonfiata rispetto all'effettiva valenza. Detto questo, quindi del Corvo si scusa, io invece mi complimento con il sistema sanitario abruzzese perché oggi è un dato ufficiale, è tra le quattro sistemi sanitari regionali che è in equilibrio finanziario, equilibrio economico e finanziario. Sono quattro le regioni italiane, e questa è una notizia ufficiale che sto dando, che nel 2011 hanno raggiunto l'equilibrio in sanità e sono la Lombardia, sono l'Emilia-Romagna, sono l'Umbria e l'Abruzzo. Qualche tempo fa in questa classifica eravamo l'ultima regione d'Italia, sia per entità di perdite, sia per livelli essenziali di assistenza, per cui fummo commissariati. Questo è un complimento che mi intendo rivolgere a tutto il sistema sanitario abruzzese, perché tutti sono stati attori più o meno, con più responsabilità, con meno responsabilità, di un percorso che oggi mette l'Abruzzo tra le regioni virtuose. Così come mette l'Abruzzo tra le regioni virtuose, ormai è un dato anch'esso acclarato, siamo la regione italiana alla quale tutte le regioni dovranno adeguarsi per quanto riguarda i costi della politica. E costi della politica. Quindi questo è un dato che mette l'Abruzzo in una condizione di fierezza, almeno sui tavoli nazionali, di forza superiore a quella che gli deriverebbe dal numero della popolazione, che in qualche modo direi incide, no? Perché noi siamo il 2,2% della popolazione italiana. E quindi questa sarebbe la nostra forza contrattuale, se non che le forze contrattuali possono essere più o meno, diciamo, esaltate a seconda della considerazione che una regione ha sui tavoli nazionali e della conferenza dei presidenti di regione. Quindi la regione Abruzzo è in equilibrio finanziario. Vi anticipo anche che lo sarà anche nel 2012, nonostante i tagli che ci sono stati da parte del governo nazionale. Voi sapete che qualche giorno fa sono stati tagliati 600 milioni di euro al Fondo Sanitario Nazionale in corsa proprio per il 2012, che incideranno per la Regione Abruzzo presumibilmente intorno ai 12-13 milioni di euro. Noi siamo, nonostante questi tagli, siamo in grado di assicurare l'equilibrio anche per quest'anno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che era attinente, percorsi, insomma, di spending, che poi sono stati, noi abbiamo anticipato, ma il Governo Nazionale adesso è imposto a tutte le regioni, noi li avevamo già scontati, quindi questo vuol dire che il sistema, a mio giudizio, comincia a essere strutturalmente in equilibrio e non frutto, magari come lo è stato anche nel 2010, di circostanze fortuite dovute al fatto che ci sono state, per esempio, delle cliniche private che non hanno prodotto fatturato e di conseguenza noi non abbiamo registrato i costi come sistema sanitario. Detto questo, qual è il vantaggio? Beh, insomma, ormai dovrebbe essere chiaro che le regioni che hanno la migliore sanità storicamente sono quelle che hanno avuto un equilibrio finanziario nel corso degli anni. Ripetuto negli anni significa percorsi di gestione virtuosa e sono le regioni che vanno dalle Marche in su. Le regioni che vanno dall'Abruzzo in giù, anche se era una sorta di cosa capovolta, cioè la Sicilia ovviamente era meglio di noi, avevano delle situazioni tali per cui si sommavano due effetti, un fortissimo disavanzo nella gestione del sistema sanitario e i livelli essenziali di assistenza che erano molto lontani dal benchmarking che invece le regioni in equilibrio avevano raggiunto.
possiamo fare gli investimenti. Prima non si potevano fare investimenti, producevano debiti, producevamo debiti, non potevamo fare investimenti. Quindi io credo che questo sia investimenti in termini di professionalità e di tecnologia in linea di massima. Nei prossimi anni sarà questo, diciamo, l'abbrivio che prenderemo. E questo deve essere motivo di fierezza e di orgoglio. Comunque nulla di diverso di quello che accade in una famiglia o in un'impresa. Una famiglia indebitata fino al collo non può investire. Un'impresa indebitata fino al collo non può investire. Una regione indebitata fino al collo non può investire. Può farlo credere, ma non può investire. Gli investimenti che noi faremo in tutta la regione, sia per la sanità che per gli altri campi, avranno una caratteristica, che non determinano nuove tasse a carico dei cittadini, né determinano nuovi debiti a carico dei nostri figli. Ciò che si farà in Abruzzo sarà frutto di una gestione, direi, sana, che non ruba il futuro ai figli, alle persone, alle quali, alle future generazioni, così come è stato fatto per anni quando abbiamo fatto questo debito pubblico gigantesco che ha messo in brache di tela una generazione che è la generazione alla quale dovremmo volere più bene, che invece è la generazione alla quale inconsapevolmente, nell'ipotesi migliore, abbiamo sottratto quote di speranza e quote di futuro. Detto questo, a me sembra di poter, ripeto, congratularmi con voi. Mi piace sottolineare alcune cose buone dell'ospedale di Vezzano, perché la nostra sanità è una sanità buona, mediamente buona. Anticipo anche che i livelli essenziali di assistenza, che sono valutati non da Gianni Chiodi, né da Walter Di Bastiano, né da Daniela Stati, né, che sta allora, né da Angelo, insomma, voglio dire, sono valutati perché noi siamo, in fin dei conti, diciamo così, qualcuno potrebbe essere portato a enfatizzare le cose positive, l'opposizione a enfatizzare le cose negative, così. La realtà è che c'è un tavolo terzo, che si chiama un tavolo di monitoraggio per le regioni che sono in piano di rientro, dove ci sono tutti i soggetti più importanti dell'ambito sanitario nazionale, che affermeranno che la Regione Abruzzo, in alcuni casi, si è molto vicina al momento dell'adempimento totale di quelli che sono gli obblighi derivanti dai livelli essenziali di assistenza che erano stati fissati nel 2001. Nel 2008 eravamo molto lontani dai livelli essenziali di assistenza. Non sono io che lo dirò l'Agenzia Sanitaria Nazionale, lo dirà il Ministro della Salute, io lo registrerò come fatto positivo e come ulteriore motivo per cui quando andiamo su quei tavoli noi contiamo e noi diciamo la nostra, e se possibile andiamo anche a stigmatizzare la regione toscana, che fu quella che stigmatizzò me la prima volta che entrai nella conferenza dei presidenti di regione, dicendomi che l'Abruzzo non aveva diritto a poter porre alcuna questione per il semplice fatto che era cominciato a fare questo, le 5-6 neurochirurgie, tutte le cose che io nemmeno sapevo, più primari, più cose, non vi sto a dire le cose che mi disse e mi vomitò addosso. Oggi devo dire che la Regione Toscana, il Presidente Rossi, che è stato con me a porta qualche giorno fa, una settimana prima, ma io non gliel'ho detto, ha dovuto aumentare le tasse per far fronte al disavanzo sanitario di 150 milioni di euro registrato dalla Toscana. Oggi, se si fa disavanzo sanitario, sono due le strade. O si copre immediatamente con risorse regionali, se ce l'hai, significa togliere i soldi al sociale, ai trasporti, alle cose, oppure aumenti le tasse ai tuoi cittadini, non puoi fare più debito, quello che fanno i tedeschi da 40 anni, cioè cercano di avere un equilibrio e alla fine, insomma, vediamo che questo discorso paga. Mi piace sottolineare alcune cose dell'ospedale Avezzano in relazione a quello che sta accadendo. Intanto abbiamo degli indici diciamo, di attrazione di mobilità extra regionale su alcune diciamo, discipline che sono molto incoraggianti. Che vedete, oggi l'autoreferenzialità non esiste più, non esiste per il politico, non esiste ovviamente per il reparto. Non esiste più che si crede semplicemente al politico perché dà una pacca sulla spalla e sorridente, come ne è bella, quella è una persona capace e valida, non è detto. Così come non è detto che il reparto che magari abbia buone relazioni, che sa relazionarsi con i media e compagnia bella, sia un reparto di qualità. Oggi sono i dati che riescono a far capire tutto di ogni reparto e di ogni, abbiamo, diciamo anche lei, il programma Esiti che ha dimostrato alcune cose. Quindi devo dire che ci sono dei reparti ad Avezzano che sono molto molto
diciamo, buoni sotto questo punto di vista. Io li potrei elencare, ma se lo volete lo faccio, altrimenti lo vedremo in un'altra occasione. Così come quei reparti che in futuro avranno invece un scarsissimo afflusso di persone, non sarà il politico di turno che li chiude, ma saranno le persone che li chiudono, così come gli ospedali. Cioè, se gli ospedali, come abbiamo visto casi in Abruzzo, c'erano due ricoveri in mezzo al giorno con 166 dipendenti, non sono io che ho chiuso quel reparto, bensì la gente, cioè, che ha chiuso quell'ospedale perché non ci andava, era pericoloso e quindi tante altre cose. Detto questo, mi fa piacere vedere come, nonostante che il vostro pronto soccorso, per esempio, faccia 50.000 accessi l'anno, è una cosa che immagino che comporti per chi ci lavora e per l'ospedale un impegno notevolissimo. Io naturalmente ho anche la statistica che riguarda i codici, diciamo, che si riferiscono a questi 50.000 accessi. Guardate, credo che meno dell'1% siano quelli che sono i codici rosso. E quindi significa quelli per i cui il pronto soccorso deve esistere, deve essere di straordinario livello ed eccellenza. Per quanto riguarda le altre questioni, scusate, Roma potrebbe essere, vabbè, il ministro Profumo, ma non ce ne importa niente. Per quanto riguarda quindi 50.000 accessi, per quanto riguarda invece il discorso delle sale operatorie, devo dire che nonostante le tre sale operatorie c'è stato addirittura un incremento degli interventi chirurgici che sono stati effettuati nell'ospedale. Se sono passati da 6.767 nel 2010 a ben 7.286, quindi 600 in più circa rispetto al precedente 2010, con turni aggiuntivi di lavoro del personale, che, al quale insomma mi sento di dover ringraziare per questo, molto spesso anche fino alle 20. Quindi questo mi è sembrato una cosa che fa capire come ci sia stata una partecipazione corale a questo processo di miglioramento. Per quanto riguarda l'endoscopia digestiva, noi siamo fieri di che in questo ospedale ci sia la tecnica della litotrissia, che è una, diciamo, una tecnica di altissimo livello qualitativo. Credo forse, da quello che mi si dice, certamente l'unica in Abruzzo, ma anche forse insomma mette questa tecnica un'eccellenza a livello nazionale, si diventa per l'ospedale di Avezzano. Su questo voi sapete che sono stati trattati pochi casi, perché la litotrissia si usa in determinati casi particolarmente complicati, particolarmente complessi, con una specializzazione molto spiccata da parte delle persone, dei medici, però insomma in quei casi ci si è intervenuti e in un modo direi assolutamente di successo. Quindi l'endoscopia fa 10.000 prestazioni, quindi insomma è un ospedale importante, un ospedale sul quale, contrariamente a quello che si può pensare, la Regione non ha nessun interesse né intenzione di, come è stato detto per 3 anni, artatamente, dopo quando scriverò il libro dirò come arrivano tutte queste cose, non è che mica solo siamo tutti scemi, cioè, insomma facevamo anche un altro lavoro prima di fare il politico, quindi insomma diremo queste cose, no? L'abbandono, ecco, non è vero. Il piano ha sempre previsto che ci fossero alcuni ospedali hub e alcuni ospedali particolarmente significativi e importanti nella natura di Spock. Questo è un ospedale sul quale la Regione, chiunque dovesse essere in futuro, non potrà prescindere di investire per le ragioni che ha detto il Sindaco. Aggiungerei un'altra cosa. L'ospedale di Avezzano è uno dei 5 ospedali che andrà come programma, come intenzione, come volontà, gettando il cuore oltre l'ostacolo, un nuovo ospedale, per le ragioni che voi sapete. Posso dare questa notizia: la procedura MEXA, una volta gli ospedali si costruivano, abbiamo visto, si erano costruiti a Gissi, si erano costruiti a Pescina, cioè si costruivano se c'era la capacità di intercettare un po' di fondi, nessuno ti chiedeva niente, se avevi la possibilità di intercettare fondi eri uno che contavi in quell'occasione. Oggi ti chiedono molte cose e devi dimostrarle molte cose, tra queste devi dimostrare che migliora il livello qualitativo, che i costi di gestione diminuiscono, tutta una serie di questioni, se no non te lo consentono. Bene, noi, la nostra procedura è una procedura ormai, diciamo così, ha avuto la valutazione positiva dell'advisor del Ministero dell'Economia, per cui è una procedura che realisticamente vedrà la possibilità di avere questo accordo di programma.
Questo accordo di programma consentirà di veramente di partire per l'operazione di costruzione, che comunque ci metterà un po' di tempo. E questo va, sì, lo dico anche per Sulmona, perché se no dopo scoppia la polemica. Oddio, Sulmona no! Cioè, queste cose che non, dopo parleremo anche di queste cose. Per quanto riguarda i punti nascita, ho sentito l'appello per la CNI di Lorenzo e Santa Maria, i punti nascita in provincia sono 3 e resteranno 3. Sono L'Aquila, Sulmona ed Avezzano. Anche perché, guardate un po', noi dobbiamo pensare alla sicurezza dei cittadini, delle madri e dei figli che nascono, e non dobbiamo pensare invece alle nostre questioni, che possono essere o di consenso elettorale semplicemente, cioè di potere, di possibilità di ottenere voti, né dobbiamo pensare a quelle che sono le esigenze di altri. Noi dobbiamo pensare prima di tutto alle loro esigenze, quindi dobbiamo avere dei punti nascita che siano in grado di essere ben strutturati, di essere ben sicuri e che soprattutto facciano diminuire quella che ancora rimane una delle cose molto negative della regione Abruzzo, che è un indice di parti cesarei eccessivo. E l'indice di parti cesarei eccessivo non è un buon indice, è ancora una cosa che ci rimane e ci sta sul peso. Allora bisogna cercare di costruire un modello che evidentemente funzioni di più. Per quanto riguarda le cliniche private, noi non abbiamo fatto altro che applicare quelle che sono le norme della Lea Spending Review, anche per quanto riguarda il taglio dei posti letto. Come sapete, noi l'abbiamo anticipato, ma entrerà in funzione adesso. Ma con la Spending Review del decreto Balduzzi è obbligatorio per tutte le regioni italiane. Purtroppo sono cose che non si possono oggi più... c'è una sentenza del Consiglio di Stato che è dirompente di qualche giorno fa, non ci si capisce niente più da un punto di vista giuridico e giudiziario, ma non capiamo più che cosa si deve fare, ma intanto cerchiamo di navigare in un mare tempestoso. Navigare in un mare tempestoso sapendo però quale sarebbe l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Noi l'obiettivo che dobbiamo raggiungere lo sappiamo. Il mare è tempestoso, per cui alcune volte dobbiamo fare delle deviazioni, cambiare strada, ricominciare, ma alla fine la rotta la riprendiamo, perché noi la rotta la conosciamo qual è, e penso che sia la rotta alla quale avete collaborato tutti quanti voi, e io vi faccio i migliori auguri e i migliori, diciamo, anche complimenti per la collaborazione che ci avete fornito. Grazie e buon proseguimento. Facciamo un giro per...